Nel merito, perché qua noi abbiamo un primo elemento che riguarda proprio l'impatto e i rischi, quindi vantaggi, etica e privacy, c'è proprio il primo elemento, diciamo, che in qualche modo si collega a quello che vi dicevo poc'anzi, e sarà tenuto appunto da un collega, dal professore Vincenzo Agate, e che appunto si occupa di questi aspetti anche con un occhio legato alla sicurezza. E quindi l'altro aspetto, l'altro elemento di cui parlavo, come che i dati poi devono essere gestiti prima ancora di essere dati in pasto all'intelligenza artificiale. A questo punto gli do la parola e anche io mi siedo per seguire, diciamo, il suo intervento, ma anche gli altri con interesse. Grazie Pierluigi. Ringrazio anche Marcello per avermi invitato quest'oggi. E allora, sono Vincenzo Agate, sono ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo. E quest'oggi, diciamo, oltre a parlare di intelligenza artificiale generativa, cercherò di far riflettere anche su alcuni aspetti che sono altrettanto importanti quanto l'innovazione tecnologica che questo tipo di tecnologia può portare. E allora, partiamo da che cos'è l'intelligenza artificiale generativa. Annoveriamo tutte le intelligenze artificiali generative che sono in grado di creare dei contenuti nuovi, cioè originali, che sembrano essere quasi stati realizzati da un essere umano. Per cui abbiamo la possibilità di creare testo, immagini, codici, audio, video, qualsiasi cosa, qualsiasi contenuto multimediale voi possiate pensare, un'intelligenza artificiale generativa oggi è quasi sicuramente in grado di crearla. Bene, può farlo attraverso algoritmi predittivi. O anche attraverso algoritmi che sfruttano degli input da parte appunto degli utenti finali. Questi input prendono proprio il nome di prompt. La cosa diciamo impressionante di questo tipo di nuova tecnologia è che hanno raggiunto una capacità di risposta ai prompt degli utenti che mai finora avevamo visto. Nella slide vedete diciamo alcuni delle tecnologie più utilizzate. Molti di voi avranno utilizzato ChatGPT o perché lo usano quotidianamente come supporto o perché diciamo anche solo per curiosità avrà avuto voglia di vedere il funzionamento, ma ce ne sono tanti altri. ChatGPT si basa appunto su un foundation model chiamato GPT, adesso è arrivato alla versione 4, ma abbiamo anche Bing Chat, che è una chat realizzata nel motore di ricerca di Microsoft. Abbiamo Bard per Google. Questi sono sostanzialmente delle intelligenze artificiali generative, delle applicazioni in realtà, che generano principalmente testo. Abbiamo altri tipi di tecnologie come DALL-E e Midjourney che sono in grado di generare immagini. E per chi è invece uno sviluppatore si sarà sicuramente imbattuto in Copilot, realizzato diciamo da GitHub, che serve a generare in maniera del tutto automatica software. Ma vediamo qual è, diciamo, per sommi capi, senza, diciamo, l'intenzione di essere esaustivi, qual è la tecnologia alla base delle intelligenze artificiali generative? E allora, quando parliamo di intelligenze artificiali generative, dobbiamo parlare per forza di Natural Language Processing, ovvero quella branca dell'intelligenza artificiale che si occupa della comprensione del testo. Diciamo, non nasce adesso, non nasce qualche anno fa, nasce attorno agli anni 50, di pari passo con l'intelligenza artificiale per risolvere uno dei grandi goal appunto dell'intelligenza artificiale, che è quello di riuscire a comprendere il testo e permettere ad una macchina di dialogare con l'essere umano.
Diciamo che nel corso degli anni, dei decenni, le evoluzioni sono state parecchie. Per arrivare ai nostri giorni, diciamo il successo più grande era stato raggiunto dal deep learning, ovvero il deep learning è sostanzialmente, non so se avete presente le reti neurali, che sono sostanzialmente degli algoritmi di learning che apprendono dati degli input e dati delle etichette sostanzialmente, riescono a trovare una correlazione tra questi dati e in maniera automatica aggiornare dei pesi all'interno appunto di una sorta di neurone artificiale o più neuroni artificiali all'interno di questo algoritmo. Il deep learning sfrutta queste tecnologie in maniera più avanzata, rendendo quasi una scatola chiusa l'algoritmo di learning e facendo in modo, sempre con lo stesso principio di dare i dati in input e assegnare delle etichette, quasi in maniera automatica far addestrare il modello cercando di trovare appunto la correlazione tra questi dati. Bene, l'evoluzione più grande invece che ci ha portato ai giorni nostri avviene nel 2017 attraverso la creazione di quelli che sono i modelli Transformer. Se avete curiosità potete leggere un articolo scientifico chiamato Attention is all you need, che è stato diciamo pubblicato dai ricercatori di Google e ha rivoluzionato totalmente il modo di pensare anche le reti neurali profonde, perché è riuscito a parallelizzare, a rendere parallelizzabile tutto questo processo di apprendimento, sfruttando non più solo ed esclusivamente i processori classici, ma anche le schede grafiche. Diciamo comunemente risaputo che le schede grafiche riescono a raggiungere livelli di parallelismo davvero avanzati. Bene, attraverso questi tipi di modelli si è riusciti sostanzialmente a dare non solo input a questi algoritmi di learning, ma darne grandi quantità anche su macchine non estremamente performanti, ma dotate appunto di acceleratori grafici e GPU. È necessario anche parlare di large language model, cioè appunto questi algoritmi che ricevono grandi quantità in input di testo, ok? Un large language model non è nient'altro che quella cosa che vedete schematizzata in figura, in cui vedete sostanzialmente un pezzo di testo, Paris is the city in questo caso, l'input viene dato ad un moduletto chiamato tokenizer, tokenizzatore sarebbe, che trasforma in token questo testo, cioè lo suddivide in parti più piccole, assegna un peso ad ognuna delle parole che si ritrovano dentro quel pezzo di testo. Questo dà una sorta di importanza ad ognuna delle parole. È chiaro che ci sono delle parole più importanti all'interno di una frase, tipo il soggetto e il predicato, e altre meno importanti. Bene, attraverso il large language model è dato un input del testo, è possibile generare delle possibili opzioni che possono essere correlate con il testo di input e con una certa probabilità. In questo caso si vede che ha più probabilità che la parola che segue Paris is the city sia la parola of, e così via. Questo è il principio di funzionamento dei large language model. Però vi dicevo che questo tipo di tecnologie ha bisogno di grandi sforzi computazionali. Oggigiorno chi può permettersi questo tipo di capacità computazionali ovviamente sono i grandi colossi informatici, motivo per cui oggi questi strumenti ce li fornisce Google, ce li fornisce Microsoft, Meta e così via. E allora, vediamo invece i risvolti positivi di questo tipo di tecnologie. Sicuramente possiamo trarne tutti dei vantaggi con un miglioramento della produttività e dell'automazione, cioè è davvero impressionante l'utilità di questi
di questi strumenti per la realizzazione di operazioni rutinarie, cioè operazioni che ci accingiamo a svolgere, diciamo, in maniera quasi meccanica, e questi strumenti potrebbero farlo al posto nostro. Creazione di contenuti creativi, quindi non solo la parte automatica, la parte meccanica del lavoro che svolgiamo, ma anche qualcosa di nuovo. Per cui oggi ci ritroviamo questo tipo di tecnologie nella realizzazione di chatbot, sempre più sofisticati, che riescono a rispondere direttamente alle esigenze degli utenti, chatbot che vengono addestrati anche su chatbot non solo general purpose, ma anche addestrati su ambiti specifici. Anche nel processo di realizzazione e di progettazione dei prodotti e di servizi, questo significa per le aziende sostanzialmente avere un calo dei costi, perché serve meno manodopera per la realizzazione di questi obiettivi. D'altra parte, ciò che è legato all'intelligenza artificiale recentemente ha acquisito un valore aggiunto, per cui si traduce questo in un aumento delle vendite. Sicuramente sono tanti altri gli ambiti in cui l'intelligenza artificiale generativa può dare il proprio apporto. Ad esempio la scienza, l'intelligenza artificiale generativa è utilizzata nella ricerca scientifica, nella medicina, nella ricerca farmaceutica per la produzione e la progettazione di nuovi farmaci. Potremmo vedere presto, se non è già successo, la realizzazione di intere gallerie d'arte con opere realizzate interamente dalle intelligenze artificiali, realizzazione di campagne di marketing, persino l'industria cinematografica ne è stata affetta dall'intelligenza artificiale generativa, tant'è che si sono sentiti anche gli scioperi degli attori per via della creazione di un database che potesse essere in grado, diciamo, di ricostruire un giorno le performance attoriali, diciamo, di un artista. Andiamo all'altro risvolto della medaglia, cioè possono esserci aspetti negativi nell'utilizzo di queste tecnologie? La risposta è sì, e le pagine dei nostri quotidiani ne sono piene. Persino possono essere utilizzate queste tecnologie per scrivere codice dannoso, per scrivere i malware che possono infettare i nostri dispositivi e i nostri computer. Anzi, sono particolarmente, questo tipo di tecnologia è proprio particolarmente adatta a questo scopo. E allora, sicuramente i rischi principali che possiamo riscontrare possono essere differenti. Possiamo avere problemi di natura etica e morale, cioè siamo pronti a vedere un'intelligenza artificiale giudicarci in un tribunale? Siamo pronti a vedere un'intelligenza artificiale che fa una nostra diagnosi medica? Inoltre, chi utilizza le intelligenze artificiali generative come supporto al proprio lavoro, proprio come sostituzione al proprio sforzo lavorativo, non rischia di perdere un po' quelle abilità nella realizzazione dei suoi compiti, per cui si potrebbe avere una perdita di abilità, diciamo, umane. La dipendenza appunto dall'intelligenza artificiale. Altro risvolto, qual è l'impatto per l'occupazione, per il lavoro sostanzialmente degli esseri umani? E inoltre abbiamo detto che non molti sono in grado di, mentre possiamo utilizzarla tutti, l'intelligenza artificiale generativa, non molti sono in grado di replicarla, perché ci vogliono grandi potenze computazionali e grandi quantità di dati. Bene, rischiamo di accentrare tanto potere di influenzare le persone su quei colossi dell'informatica, evidentemente, che già adesso ne hanno abbastanza. Altro aspetto, la privacy
dei nostri dati. Prima il professore Gallo diceva che le nostre, che le intelligenze artificiali sono addestrate sui dati, probabilmente anche dati che ci riguardano, perché possono essere addestrati su dati che sono di proprietà magari del vendor che produce quell'intelligenza artificiale, però possono essere anche frutto di scraping sul web, e lì possiamo trovarci qualsiasi cosa, nostri dati personali, possiamo trovarci, se diciamo andiamo dentro all'interno delle aziende sanitarie, possiamo trovare dati medici, dati sensibili, dati di particolare rilievo per la nostra libertà personale. Questo, quello che vedete qua, è un esempio di come quei signori nel lavoro Carlini et al. del 2019 mostrano come in ChatGPT-2 fossero memorizzate delle informazioni mediche o delle informazioni comunque personali che l'algoritmo di intelligenza artificiale era in grado appunto di memorizzare. Nella slide vedete un pezzo di testo su cui l'algoritmo si è addestrato, Mr. Lehman showed the symptoms of diabetes, cioè significa Mr. Lehman mostra sintomi di diabete, e l'algoritmo di intelligenza artificiale, con il prompt giusto, se appunto inserito Mr. Lehman, potrebbe generare effettivamente qual è la malattia che, di cui è affetto quel signore. Questo a dimostrazione che in realtà qualsiasi tipo di dato potrebbe essere memorizzato se presentato, come se, chiediamoci se è pronto il sistema normativo che abbiamo a disposizione a questo tipo di innovazione. Finora abbiamo avuto il GDPR, che è stato diciamo uno degli strumenti più innovativi per la difesa dei dati personali dei cittadini europei, dove diciamo l'attenzione era posta sul dato personale, ma diciamo si sta cercando di correre ai ripari visto l'innovazione di queste nuove tecnologie, soprattutto attraverso l'AI Act, che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che già, diciamo, ha già fatto qualche passaggio presso gli organi dell'Unione Europea, però ovviamente non è ancora stato, diciamo, non è ancora in vigore. In questo regolamento si cerca di arginare, non dal punto di vista tecnologico, perché lasciatemi dire, sarebbe impossibile arginare questa nuova tecnologia, ma quantomeno porre dei limiti nella speranza di difendere quelli che sono i quelli che sono i diritti, diciamo, di coloro di cui vengono trattati i dati personali, per cui fornisce alcune linee guida. Per chi sfrutta le IA generative, diciamo, si vuole cercare di invitare, obbligare in un certo senso a rivelare che il contenuto è stato prodotto dall'intelligenza artificiale. Le intelligenze artificiali dovrebbero essere progettate in modo da non generare contenuti illegali o affetti da bias o da discriminazioni. Rendere noti quelli che sono i dati protetti da copyright che il modello utilizza per il suo addestramento, e cercare di ottenere maggiore trasparenza nell'addestramento di questi algoritmi di machine learning. Alcuni casi noti di controversie contro chi ha realizzato questo tipo di intelligenze artificiali, in particolare per gli informatici, soprattutto gli sviluppatori del software, questo caso diciamo pone contro gli sviluppatori che caricavano il proprio codice su GitHub, che è una piattaforma, per chi non lo sapesse, in cui è possibile caricare il proprio software, i propri progetti software, per farne il versioning e comunque per mantenerlo, per aprirlo alle community di sviluppo. E
In particolare OpenAI con GitHub avrebbe sfruttato milioni di repository, anche privati, per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa per generare, per permettere, diciamo, a chi utilizza questo software, Copilot, nuovo software. Ovviamente generando il malcontento da parte degli sviluppatori che mai nella loro vita avrebbero potuto pensare di mettere a disposizione quel software per addestrare un'intelligenza artificiale. Beh, ce ne sono altre di casi, come gli scrittori contro ChatGPT, perché anche ChatGPT è stato addestrato su un grande database di libri. Adesso, diciamo, molti scrittori rischiano di non avere più un mestiere perché questi strumenti riescono molto abilmente a generare traduzioni, riassunti, diciamo, di testi esistenti. Per non ultimo, diciamo, artisti che magari mettevano a disposizione le proprie opere d'arte per il web, parliamo proprio di opere d'arte come immagini, algoritmi utilizzati come Midjourney, sono stati addestrati anche su questi contenuti, e l'effetto finale è che queste intelligenze artificiali sono in grado addirittura di replicare lo stile nella realizzazione di queste opere d'arte. Però diciamo, ce ne sono tanti di detrattori di questo tipo di tecnologie, però diciamo, arrestare il progresso tecnologico è un po' impossibile, è anche controproducente. D'altra parte abbiamo visto la storia più o meno recente come ricca di innovazioni. Pensate a come si sono trovati i poveri gli artisti, diciamo, che facevano il loro mestiere realizzando i dipinti con l'avvento della fotografia, oppure quando venne inventata la televisione a discapito della radio, o perché no, quando pensate al mondo prima di internet e dopo internet. Bene, concludiamo. Diciamo, le sfide sono tante riguardanti le intelligenze artificiali generative. Sicuramente tra le sfide che si cercheranno di abbattere è quella di dover utilizzare necessariamente enormi risorse computazionali ed energetiche per addestrare questi modelli. Sicuramente bisognerà migliorare la garanzia di qualità e di affidabilità dei dati, dei testi generati. La gestione dei dati sensibili è poi quella della privacy di cui abbiamo parlato. Inoltre, quali sono i rischi di cui abbiamo in parte parlato? I rischi sono che vengano utilizzati per scopi negativi o illegali queste intelligenze artificiali, come la diffusione delle fake news, la manipolazione di opinioni pubbliche. Questo è un rischio per la democrazia, e la violazione della privacy. Quali sono le possibili soluzioni per dare, diciamo, una sorta di speranza e dare invece uno sguardo più positivo a questo tipo di tecnologie? Sicuramente bisogna investire nella ricerca affinché queste problematiche vengano ridotte o arginate, vengano del tutto o meno. E poi educare soprattutto all'utilizzo di questi nuovi strumenti. L'educazione, diciamo, la formazione è ovviamente sempre il primo strumento. Grazie.